Smile and Learn! Ciao amici e amiche! Oggi conosceremo un altro sistema del corpo umano, l'apparato riproduttivo femminile e l'apparato riproduttivo maschile. Vi ricordate quali sono le tre funzioni vitali? Esatto! Nutrizione, relazione e riproduzione. Oggi ci concentreremo sulla riproduzione, il processo biologico che assicura il mantenimento della specie attraverso la nascita di nuovi esseri umani. Secondo voi, qual è l'apparato che svolge questo processo? Ve l'ho appena detto! Proprio così, l'apparato riproduttivo. Man mano che gli esseri umani crescono, le nostre caratteristiche sessuali si differenziano sempre di più. Questo processo inizia con la pubertà, quando si sviluppano i caratteri sessuali secondari che ci rendono fisicamente diversi come femmine e maschi. L'apparato riproduttivo può essere femminile o maschile, a seconda che si tratti di un corpo di donna o di uomo. Cominciamo con l'apparato riproduttivo femminile. Gli elementi principali dell'apparato riproduttivo femminile sono le ovaie, le tube di Falloppio, l'utero, la vagina e la vulva. Vediamoli nel dettaglio. Ovaie. Le ovaie sono questi piccoli organi a forma di mandorla che producono le cellule sessuali femminili, chiamate ovuli. Tube di Falloppio. Le tube di Falloppio sono i condotti che collegano le ovaie all'utero, consentendo il trasporto degli ovuli. Utero. L'utero è un organo cavo in cui si sviluppa il feto durante la gravidanza. È molto muscoloso perché deve essere in grado di espandersi con la crescita del feto e successivamente dovrà aiutarlo a uscire al momento del parto. Vagina. La vagina è il passaggio che collega l'utero all'esterno, cioè è la via attraverso la quale entrano gli spermatozoi e da cui esce il bambino al momento del parto. Vulva. La vulva è costituita dagli organi esterni dell'apparato riproduttivo femminile, che hanno il compito principale di proteggere gli orifizi dall'esterno. Molto interessante! E adesso passiamo all'apparato riproduttivo maschile. I principali elementi dell'apparato riproduttivo maschile sono il pene, l'uretra, i testicoli, i vasi deferenti, la vescicola seminale e la prostata. Vediamo qual è il loro compito. Pene. Il pene è composto da due parti, l'asta e il glande, e possiede un orifizio attraverso il quale lo sperma e l'urina escono all'esterno. Uretra. L'uretra è un organo condiviso dall'apparato escretore e da quello riproduttivo. Infatti, è il luogo da cui viene espulsa l'urina, ma permette anche di espellere all'esterno, tra varie cose, gli spermatozoi. Testicoli. I testicoli hanno una forma ovale e sono responsabili della produzione e della conservazione di milioni di spermatozoi. Vasi deferenti. I vasi deferenti collegano i testicoli all'uretra. Vescicola seminale. La vescicola seminale è responsabile della produzione della maggior parte del liquido seminale che nutre gli spermatozoi. Prostata. La sua funzione è la produzione del resto del liquido seminale. Hai visto quanto sono interessanti l'apparato riproduttivo femminile e quello maschile? A presto! Quante cose abbiamo imparato in un solo video? Sai che ne abbiamo tanti altri?
immagina tutto quello che puoi imparare. Iscriviti al canale educativo di Smile and Learn per imparare mentre ti diverti.